I 3 migliori password manager, 4 categorie in soli 3 minuti. Andiamo! Non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale per aiutarci a raggiungere i 1000 iscritti e ottenere più video. Ok, iniziamo subito con i prezzi. I piani più lunghi in genere consentono di risparmiare di più. Il piano biennale di NordPass costa poco meno di 1,50€ al mese, ma anche il piano annuale è conveniente. Entrambi offrono tutte le funzionalità di gestione delle password e molto altro con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E nel caso in cui non sei soddisfatto, c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni. Il costo mensile di RoboForm non cambia indipendentemente dall'abbonamento scelto. Il piano più economico è di circa 1,50€ al mese. È un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma puoi risparmiare ancora di più. Con l'offerta Cyber News si può arrivare addirittura a 1€ al mese. Inoltre è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni. Infine, 1Password non ha un prezzo assurdo se si considerano le funzioni che si ottengono, ma comunque è il più costoso, con ben 2,65€ al mese in questo momento. La buona notizia è che puoi provarlo gratuitamente per 14 giorni. Detto questo, se vuoi risparmiare ho lasciato le offerte migliori e più esclusive nella descrizione. Nonostante tutti questi gestori di password siano a conoscenza zero, il che significa che nessuno, nemmeno gli stessi dipendenti delle aziende, possono vedere le password, NordPass è probabilmente il più sicuro. È dotato di crittografia next gen, moderna e si dice più veloce. C'è molto altro, tra cui gli audit e persino un programma di bug bounty in cui gli hacker possono valutare la loro infrastruttura alla ricerca di vulnerabilità. Questo non vuol dire che gli altri due non siano sicuri. RoboForm è uno dei fornitori più vecchi sul mercato, con la possibilità di utilizzare il loro autenticatore TOTP interno. Non solo non è necessario affidarsi a strumenti di terze parti per salvaguardare il proprio login, ma consente di accedere al proprio account più rapidamente. C'è anche una crittografia quasi inattaccabile, appena più vecchia. Anche in 1Password c'è un programma di bug bounty e del metodo di autenticazione TOTP. Inoltre, la loro chiave segreta mai vista crea un ulteriore livello di protezione degli intrusi. Bene, quindi tutti i provider possono memorizzare, generare e condividere in modo sicuro le vostre password. Ma che dire degli extra? NordPass ha la scansione del testo che ho trovato molto utile per scansionare informazioni su qualsiasi tipo di documento e importare rapidamente i dati. RoboForm invece nella sua versione 2023 ha un raro processo di login in un click. Poi ci sono cose meno note che mi piacciono, ad esempio il loro generatore può creare password con oltre 500 caratteri. Mi piace anche il fatto che il centro di sicurezza contenga molte informazioni utili in un'unica sezione. Infine c'è 1Password. Alla modalità viaggio, che permette di personalizzare la cartella di password accessibili quando sono all'estero. Questo è qualcosa che nessun altro password manager ha in questo momento. Inoltre, la loro funzione Watchtower consente di vedere se i siti web visitati supportano la 2FA. E poi non va dimenticato che il piano famiglia è uno dei più personalizzabili per quanto riguarda le autorizzazioni e l'accesso. E per le attività quotidiane, qual è l'app migliore? Funzionano tutti sui principali sistemi operativi. NordPass è moderno e intuitivo nonostante il sistema operativo. Anche le controparti mobile offrono le principali funzioni della versione desktop. RoboForm non è altrettanto generoso con le sue funzioni mobile, ma la sua applicazione desktop è alla pari in termini di facilità con NordPass. 1Password è ben organizzato, accessibile e la sua estensione per il browser consente di svolgere praticamente la maggior parte delle attività ed è uno strumento davvero potente. In breve, tutti hanno i loro punti di forza, ma consiglierei NordPass come miglior password manager del 2023, in quanto è più equilibrato in tutte le categorie. Grazie per aver guardato il video, a presto!